La perdita dei fondi che costituisce un rischio reale, visti considerevoli ritardi nelle gare e nell'apertura dei cantieri. Ad oggi, infatti, al gruppo di Forza Italia risulta che sono stati spesi solo 1,5 milioni di euro e circa 25 sono stati giuridicamente impegnati. Per cui bisogna dunque fare in fretta e bene, considerando che si lavora in una zona ad alto inquinamento malavitoso. A tutto questo si aggiunge che lo staff del progetto Pompei è a ranghi ridotti dal momento che delle 25 persone previste ne sono state reclutate 10, nonostante l'attenzione su Pompei sia stata riaccesa dal grande progetto europeo, dando risalto a numerose iniziative in corso in Italia e all'estero. Si chiede, visto anche che il ministro, cioè Franceschini, ha ribadito in più occasioni che investire in cultura, talenti e conservazione del patrimonio anche sul futuro, quale condizione per rendere l'Italia vincente nella competizione globale, cioè si chiede quale iniziative intende assumere il governo per cercare di realizzare nei tempi dovuti, senza perdere fondi, il progetto Pompei per consentire la rinascita dell'area culturale di Pompei, che è bene dell'umanità. Grazie. La ringrazio, deputato. Prego, ministro Franceschini. Sì, Presidente, ringrazio onorevole Pallese perché mi dà l'occasione di prendere un tema noto che viene affrontato spesso dai mezzi di comunicazione con una certa approssimazione. La prima è che dobbiamo avere la convinzione che i 105 milioni di fondi dell'Unione Europea non è che chiudono definitivamente, come qualcuno superficialmente può immaginare, il problema di Pompei. Pompei sono decine di ettari all'aperto. Questi interventi, conclusi anche nei termini, lasceranno comunque l'esigenza di un cantiere perennemente aperto, perché la sola manutenzione in un'area di quel tipo richiede interventi e fondi continui. Detto questo, il governo, non è nel mio costume parlare dei ritardi che si sono accumulati dai governi precedenti. Appena siamo arrivati abbiamo cercato di accelerare, come già aveva fatto il ministro Brai prima di me, con il massimo impegno. Il 17 luglio abbiamo firmato un action plan con il commissario europeo Hahn che prevede delle scadenze ancora più rigide da rispettare per spendere le risorse dell'Unione Europea entro il 31 dicembre. A questo momento la spesa effettiva è di 4 milioni di euro, che è superiore ai 2,3 milioni di euro previsti in quell'action plan del 17 di luglio. Ci sono stati bandi all'ordine dei ribassi per 90,2 milioni di euro, si sono conclusi progetti per un valore sempre all'ordine dei ribassi per 52,4 milioni di euro. C'è una struttura guidata dal generale Nistri, direttore generale del progetto, e dalla soprintendenza speciale che sta lavorando in tutti i modi e con tutte le risorse disponibili per restare nei termini fissati secondo l'action plan. Nei termini fissati che consentono di spendere le risorse entro la fine del 2015. Naturalmente, questa è una parte del progetto Pompei. Io la ringrazio perché lei ha fatto riferimento a quello che c'è attorno. Che io chiamerei, si chiama tecnicamente, e una parte delle risorse sono finalizzate a questa unità Grande Pompei, cioè ciò che c'è attorno. Noi dobbiamo abituarci nel nostro paese a fare insieme due cose. Mentre investiamo sulla capacità di crescita, quindi restauro, manutenzione di un grande sito archeologico, di un grande museo e puntiamo ad aumentarne le potenzialità turistiche, dobbiamo occuparci di quello che c'è intorno. E Pompei ha un grande bisogno di interventi anche fuori dal sito archeologico. Parlo di strutture ricettive, di trasporti, di trasparenza. Una parte del lavoro è finalizzata a questo. Entro Natale il direttore del grande progetto Pompei convocherà quella struttura che coinvolge i comuni dell'area circostante il sito archeologico per fare dei passi avanti, anche quelli hanno delle scadenze, finalizzati a costruire ciò che c'è attorno a un grande attrattore culturale. Tutto questo, naturalmente, perché siamo in quell'area, è fatta con i massimi requisiti possibili di trasparenza degli atti amministrativi. Tutto è pubblico sul sito, non faccio in tempo a leggerlo, sul sito dell'unità Grande Progetto Pompei, per dare modo di entrare in tutti i tempi di tutte le gare, nella più assoluta trasparenza. In aggiunta a questo, il controllo incrociato è da parte di più soggetti, tra la prefettura, il rapporto con il gruppo per la legalità che è previsto nel grande progetto Pompei e attraverso esso anche con l'autorità anticorruzione, l'ANAC e naturalmente per quello che comporta la vigilanza, le competenze dei diversi ministeri, a cominciare dal Ministero degli Interni. Grazie Ministro. Prego, deputato Pallese. Sì, grazie Presidente. Io esprimo soddisfazione, cioè, per le notizie che qui il Ministro Franceschini ha riferito al Parlamento in riferimento alla realizzazione di questo grande progetto e soprattutto per la visione
di questo grande progetto, di ciò che cosa è intorno, cioè, a Pompei, perché una delle principali risorse dal punto di vista culturale non sta a me sottolineare, cioè l'importanza mondiale, è un bene dell'umanità Pompei, ma soprattutto quello che può essere, cioè la fruizione stesso nelle maniere dovute, in maniera trasparente, con un grande progetto.